Noi siamo nati, ci riusciremo, non lo so, dipende dalla nostra capacità, questo sì, di parlare all'intera società civile, perché ricordatevelo, anche queste sono menzogne, quando noi dal povero 4-5-5,5%, grande successo, arrivammo nel 72 all'8% e poi di colpo nel 93 come Movimento Sociale Italiano, perché AN è nato a gennaio del 95, diventammo il primo partito di Roma e non erano quelli voti di ex comunisti, di socialisti, di liberali, di repubblicani, di socialdemocratici che avevano visto sporcare le loro idee e le loro bandiere da una banda di farabutti travestiti da classe dirigente e che sono venuti a noi per creare la rivoluzione dei valori, la rivoluzione della democrazia. È già avvenuto, senza genuflessioni, senza chiedere scusa, perché vedete, quello che è avvenuto, il chiedere scusa di che? Noi chiediamo loro di chiedere scusa, perché non si può passare dal 1943 al 2008 come se 60 anni di storia democratica del movimento sociale italiano non sia mai esistita. Fini, Gasparri, Alemanno non devono chiedere scusa del fascismo, devono rendere conto del movimento sociale italiano nato nel 1946. Che è stato presente nei comuni, nelle province, nelle regioni, in Parlamento, al Senato e che Berlinguer nel Comitato Centrale del Partito Comunista denunciò: attenzione a questo movimento sociale italiano, perché i nostri elettori comunisti da sempre votano il movimento sociale italiano perché sono più coerenti e più coraggiosi di noi. Bravo! Ci hanno già votato e quando si è vinto a Catania, si è vinto a Palermo, quando a Roma arrivammo quasi a vincere sulla sinistra, è perché elettori di altri partiti hanno votato noi. Quando Storace ha vinto con oltre il 50%, io ho vinto con oltre il 50% al maggioritario ed altri amici, ma che erano i marziani, o ci votavano ricchi e poveri, comunisti e socialisti, uomini di destra e uomini di centro, perché noi, senza di noi, non avevano il coraggio di girare i quartieri. Anche i signori del centro ci chiamavano, ci imploravano, ci offrivano persino la cena, perché noi con la nostra credibilità li potessimo presentare nei quartieri dove più c'era la sofferenza, perché furono affogati nella disperazione dai governi democristiani. Questa è la verità. Quindi noi dobbiamo dimostrare che la destra è la casa per tutti. Ma quando vengono a noi, noi dobbiamo insegnare che cosa siamo e chi siamo. Non che noi si rinunci a noi stessi, alla nostra storia e alla nostra identità. E l'ultimo ladro socialista o democristiano può venire a pontificare sulla democrazia e sui diritti. Noi, la destra, finisce con questo congresso. Finisce con questo congresso. La diatriba con i cugini del PDL. Da questo congresso in poi o saremo capaci di tagliare questi legacci che ci vorrebbero non protagonisti della politica. Per parlare al popolo, per ridare a quel democristiano che credeva nella dottrina sociale della Chiesa che potesse portare più giustizia, a quel comunista che pensava
che il marxismo gli avevano detto molti di questi signori di oggi, che non era oppressione ma che poteva diventare giustizia sociale. A quei liberali, a quei socialdemocratici che hanno fatto come i nostri cugini, che hanno venduto pure l'animo per avere un posto di ministro e sottosegretariato, di loro non c'è più traccia politica, e la destra c'è, e la destra siete voi. Quindi, noi, certo, ci sono le resistenze, c'è la cattiva informazione. In privato non avete idea degli elogi che ci fanno per la nostra coerenza, per la nostra dignità. Ci hanno visti all'opera nel difendere la povera gente, ci hanno visto reagire anche contro i nostri partiti e le nostre coalizioni quando si trattava di difendere il diritto di un cittadino. Non avete idea in privato, però c'è ancora la pregiudiziale per cui con noi non si parla. Possono dire quello che vogliono, ma se i nostri militanti la smettessero di scimmiottare i partiti dai quali siamo andati via perché era diventata insopportabile l'aria che si respirava. E i nostri militanti, le nostre donne, i nostri giovani saranno capaci di dimostrare che noi siamo la gente. Noi non andiamo in mezzo alla gente per catturare il voto. Noi siamo la gente e non vogliamo vedere il nostro paese impoverito e le nostre città vergognosamente prive di servizi. Noi vogliamo stare anche vicino a quei giovani dei muretti delle periferie, che per loro è l'unica patria, l'unica comunità degenerata, certo, ma cosa offre lo Stato? Le veline che diventano ministri e sottosegretari? A quei giovani cosa si offre in termini di prospettiva per la loro vita? Ma quando a un giovane gli togli la speranza di dire mi posso sposare, posso mettere al mondo i figli, faccio sacrifici per comprarmi una casa, devo aiutare mia madre e mio padre perché non ce la fanno. Quando a un giovane gli togli questo e ci meravigliamo che la camorra, la mafia e l'andrangheta catturano milioni di giovani per sottometterli a quel regime infame di malavita. È chiaro che la speranza fa forte il giovane. Chi lo vuole piegato, chi lo vuole arreso, non vuole anche in questi giorni. Lo dobbiamo dire perché noi l'abbiamo vissuto. Non c'è dubbio che c'è in parte una strumentalizzazione della sinistra, ormai atterrita dai suoi errori, nello scontro sulla scuola.